Ciao! Avete presente quando date quell'aspetto un po' ossidato al metallo, magari passando il rame sul fuoco oppure utilizzando lo zolfo come vi ho fatto vedere qualche tempo fa in un video? Il metallo, qualunque tipo di metallo, perde un po' quell'aspetto lucido. Per esempio, io ho fatto questi orecchini molto anneriti, come piacciono a me, vedete, sono in argento scurito. Però erano un po' opachi, gli mancava qualcosa. Allora, ci sono molti sistemi per ridare lucido, brillantezza al metallo, soprattutto quello con la patina, che quindi va anche un po' protetto. Ve ne mostro uno molto semplice, molto pratico, molto economico, che non guasta e che prevede l'utilizzo dell'olio di paraffina, della paraffina liquida, scusate, o olio di vasellina. È la stessa identica cosa, non cambia nulla. Lo potete trovare in vendita sia in farmacia sia nei negozi di prodotti agrari. Deve essere olio purissimo, non deve essere tagliato con altre sostanze e per il resto è facilissimo usarlo. Adesso vi mostro come. Ciao! Ecco, questo è un cabochon di turchese che ho appena incorniciato, vedete? E per la verità ho già cominciato leggermente a lucidare da un lato solamente. Adesso vi mostro come si può procedere facilmente con la vasellina. Allora, questo è olio di vasellina, vedete? Allora, ho uno straccetto, una pezzuola molto piccola perché non servirà a grande, vedete? È l'oggetto che devo lucidare. Nel mio caso c'è un piccolo microscopico inconveniente, c'è una perla già inserita, un oggetto già montato, magari se non fosse montato sarebbe meglio. Eviterò quindi di passare lo straccio sulla pietra perché il turchese è piuttosto assorbente come pietra, quindi preferisco non rischiare e andrò sulla cornice esterna. Allora, l'olio di vasellina lo trovate molto facilmente in farmacia ed anche nei negozi di agraria anche. Deve essere olio di vasellina puro o di paraffina, si chiama anche olio di paraffina. Ne metto veramente una goccia. Ecco qua, proprio una, avete visto? In questa maniera. Ok, la spargo un po' dappertutto attorno allo straccetto e poi così comincio a lucidare. Allora, non voglio toccare la pietra sotto c'è carta ovviamente. Ecco qui, allora comincio a lucidare e mi tengo molto esterna. L'effetto è assolutamente immediato. Se va sulla pietra Swarovski non succede nulla, sul cristallo non crea nessun tipo di problema. Vorrei evitare di andare sulla pietra di turchese, ma comunque direi che ci si riesce, vedete, in questa maniera. Basta veramente pochissimo per dare un lucido immediato, che forse con la camera non sarà proprio apprezzabile al 100%, ma vi assicuro che funziona benissimo e protegge contemporaneamente anche un pochino il metallo. Tra l'altro questo è un modo di lucidare il lavoro finito in metallo. Io lo vedrei benissimo sul rame, ho voglia di sperimentarlo sul rame, direi. Dicevo, è un modo di lucidare anche, oltre che pratico, anche molto economico, ok? In questa maniera. Se poi avete il dubbio, per caso, sposto, per essere sicura di non fare l'alone sotto sulla carta. Allora, se avete il dubbio di avere messo troppo olio, poi alla fine del lavoro semplicemente usate uno straccetto pulito e togliete l'eccesso, togliete tutto l'eccesso, come farò io tra un attimo. Ok, in questo modo. Adesso prendo uno straccetto pulito. Ecco, con uno straccio pulito assorbo in questo modo magari gli eventuali rimasugli di olio, diciamo così, quello che può essere rimasto se c'è. In questa maniera delicatamente, anche se non è particolarmente fastidioso, particolarmente untuoso quest'olio, però si fa in questo modo. Dopodiché lascio riposare l'oggetto trattato su un po' di carta per qualche tempo, vedete, prima di rimetterlo via, di riporlo in una scatolina o in una confezione qualsiasi. Ecco fatto. Alla prossima. Ciao.